Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Secondo l'ultimo sondaggio MG Acqua del 27 marzo del 2020 per la trasmissione Agorà. Vediamo le intenzioni di voto politiche nazionali. Per la trasmissione condotta da Serena Bortone nella prima mattinata di Rai 3 di ogni giovedì. La prima forza politica è la Lega di Matteo Salvini, che rappresenta il 30,1% dell'elettorato e distanzia il PD di Nicola Zingaretti di 9 punti percentuali. Quindi dicevamo il PD al 21%. Al terzo posto abbiamo il Movimento 5 Stelle al 14,9%. Fratelli d'Italia si trova al 12,7%. Poi abbiamo Forza Italia che è al 6%, il totale dei partiti di centrodestra arriva al 48,8% dei voti. Sopra al 5% Italia Viva, addirittura al 5,3%. Al 2,3% troviamo la sinistra, mentre sotto al 2% appaiati all'1,9% Azione di Carlo Calenda più Europa di Emma Bonino. All'1,7% infine abbiamo Europa Verde. Mentre vediamo le ultime notizie in Italia dall'inizio dell'arrivo di questa malattia, le persone che l'hanno contratta sono 80.539, mentre le vittime sono 8.215. Cambia poi l'elenco delle attività produttive considerate essenziali dopo l'incontro tra governo e sindacati. La Spagna conta oltre 3.600 decessi più della Cina. Nel mondo è stata superata la quota di 470.000 contagi. In Italia il 25 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'ultimo decreto voluto dal governo per contenere il diffondersi, che stabilisce multe immediate di circa 200 euro per chi si sposta senza motivo e arresto per chi viola la quarantena. Questa mattina, ieri mattina, Piazza Affari ha aperto in forte calo, meno 2,2%. Ma l'ultima notizia riguarda l'Olanda, dove Rutte dice non accetteremo i corona bonds. Siamo contrari a questi bond europei, molti altri paesi lo sono, perché potrebbe essere l'eurozona in un altro territorio. Sarebbe come attraversare il Rubicone. L'Unione Europea ha creato i suoi strumenti come l'ESM, che può essere usato in modo efficace, ma con la condizionalità prevista dai trattati. Non posso prevedere alcuna circostanza in cui l'Olanda possa accettare gli euro bond, lo ha detto il premier olandese Mark Rutte in una videoconferenza con un gruppo di giornalisti al termine della riunione dei leader dell'Unione Europea. Gli Stati Uniti, con oltre 82 casi, supera Italia e Cina. Almeno 237 morti in un giorno negli Stati Uniti a causa della malattia, mai così tanti dall'inizio. Il bilancio è in totale di oltre 1.200 vittime. I casi di pazienti positivi negli Stati Uniti salgono quindi a 82.404, dando al paese il primato per numero nel mondo. La conferma arriva anche dai dati di diverse università, riportati dal Wall Street Journal. Ad annunciare per primo il sorpasso su Cina e Italia era stato il New York Times. Passiamo a un'altra notizia, conclude il vertice dell'Unione Europea, ha trovato un accordo 2 settimane per le proposte anticrisi. La videoconferenza dei leader dell'Unione Europea sulla risposta comune è terminata con un accordo. Prendiamo nota dei progressi fatti dall'Eurogruppo e lo invitiamo a presentarci proposte entro 2 settimane. Questo dovrebbe tenere in considerazione la natura senza precedenti dello shock. La nostra risposta deve essere rafforzata, come necessario, con azioni ulteriori in modo inclusivo alla luce degli sviluppi, per finalizzare una risposta esauriente. È quanto si legge nelle conclusioni del vertice dell'Unione Europea, nella quali non compare più il riferimento al MES, il meccanismo salva stati.
Torniamo negli Stati Uniti, Trump vuole soldati USA al confine con il Canada, quindi misure per frenare la diffusione, vuole blindare la frontiera con il Canada, schierando i militari a 40 km dal confine, così da impedire ingressi irregolari. Lo ha denunciato Justin Trudeau, affermando di essere totalmente contrario alla militarizzazione del confine americano-canadese. Il Canada confina con 13 stati dell'Unione americana. Intanto in Germania più di 6.000 casi in un giorno, superati i 43.000, aumentano velocemente in Germania, in serata sono saliti a 43.646 i casi segnalati con 230 vittime, stamattina i positivi registrati erano 37.323 e le vittime 206, dato che segnala che sono oltre 6.000 i nuovi casi registrati. Il ministro della salute, Jens Spahn, ha affermato oggi che i tedeschi sono davanti alla quiete prima della tempesta. Morti altri due medici, adesso sono 41, quindi altri due decessi tra i camici bianchi. Si tratta di Marco Lera, odontoiatra di Lucca, e Santino Forzani, direttore sanitario di Novara, come si apprende dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il totale dei decessi tra medici sale così a 41. Intanto la notizia di ieri alle 19.33 che Palazzo Chigi, l'Italia rifiuta la bozza delle conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea. Anche se era stata ottenuta l'eliminazione del MES, Palazzo Chigi ha rifiutato la bozza delle conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea. Conte dà 10 giorni all'Europa per battere un colpo e trovare una soluzione adeguata alla grave emergenza che tutti i paesi stanno vivendo. Affidiamo ai 5 presidenti il compito di tornare con una proposta in 10 giorni. D'accordo con Sanchez, ha detto il Premier. Conte ha ringraziato per il lavoro fatto, ma non accetta il draft preparato, nonostante gli Sherpa italiani avessero ottenuto quasi tutto, compresa l'eliminazione di qualsiasi riferimento al MES. Come ha chiarito che nessuno pensa ad una mutualizzazione del debito pubblico, ciascun paese risponde per il proprio debito pubblico e continuerà a risponderne. L'Italia ha le carte in regola con la finanza pubblica. Nel 2019 l'abbiamo chiuso con un rapporto deficit-PIL di 1,6 anziché 2,2 come programmato. Qui si tratta di reagire con strumenti finanziari innovativi e realmente adeguati a reagire a una guerra che dobbiamo combattere insieme per vincerla quanto più rapidamente possibile. Quello che ha chiesto Conte è una risposta forte ed adeguata. La dobbiamo ai nostri cittadini e in definitiva alla stessa Europa, ha detto Conte, che diremo ai nostri cittadini se l'Europa non si dimostra capace di una reazione unitaria, forte e coesa di fronte a uno shock imprevedibile e simmetrico di questa portata epocale? Come si può pensare che siano adeguati a questo shock simmetrico di così devastante impatto strumenti elaborati in passato, che sono stati costruiti per intervenire in caso di shock asimmetrici con riguardo a tensioni finanziarie riguardanti i singoli paesi? Se qualcuno dovesse pensare a meccanismi di protezione personalizzati elaborati in passato, allora voglio dirlo chiaro: non disturbatevi, ve lo potete tenere perché l'Italia non ne ha bisogno. Da Palazzo Chigi fanno sapere che ci sono state importanti aperture del premier francese Emmanuel Macron, del portoghese Antonio Costa, del greco, dell'irlandese, del lussemburghese. E ha concluso: le conseguenze del dopo vanno affrontate non nei prossimi mesi, ma domani mattina. Quindi un Giuseppe Conte decisamente arrabbiato con questa Europa insulsa, questa Europa che non serve a niente, questa Europa invidiosa dove c'è lo scontro tra i paesi del nord e i paesi del sud. Europa, sarebbe forse il caso da pensare realmente a un'uscita dell'Italia da questa specie di congregazione di stati che non serve assolutamente a niente. Intanto i dati parlano dei contagi che hanno superato 500.000 e si avviano verso 550.000. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.